Buongiorno a tutti, grazie per l'invito che mi avete rivolto. Mi spiace non essere con voi questa mattina, ma purtroppo precedenti impegni mi trattengono a Roma. Ci tengo tantissimo però a salutarvi di cuore tutti, ringraziarvi per il lavoro enorme che abbiamo fatto insieme, ancora una volta, riconoscere il fortissimo protagonismo che l'esperienza di Fondazione Triulza, di Cascina Triulza, ha avuto nella storia della nostra Expo. Siamo a un anno dall'inizio di questa esperienza straordinaria che abbiamo vissuto insieme nei 6 mesi di Expo. Penso che sia assolutamente necessario rilanciare proprio in questi giorni gli impegni, le responsabilità, i progetti che abbiamo coltivato e maturato proprio durante la stagione di Expo Milano. È bellissimo lo spunto di lavoro che proponete voi oggi, è bellissimo il progetto che avanzate con lo Human Factory. Penso che completi alla perfezione lo sforzo che tutti stiamo cercando di imprimere alla riorganizzazione, alla riprogettazione dell'area Expo come grande area innanzitutto educativa, formativa, di innovazione e di tecnologia. Io credo che così, nell'interazione tra pubblico e privato, nell'interazione tra esperienze associative, del sociale, ONG, organizzazioni del volontariato, istituzioni pubbliche, aziende private, così cresce un grande progetto per quell'area, per la città di Milano e in generale per il Paese. Credo anche che i grandi temi che voi ponete al centro dell'iniziativa di oggi e del progetto Human Factory siano temi essenziali per sviluppare fino in fondo gli impegni che noi abbiamo proposto con la Carta di Milano e con l'Esposizione Universale. Penso a tutto il tema dell'economia circolare, un fronte straordinario di lavoro soprattutto per l'Italia nei prossimi anni. Penso alla grande questione ovviamente del diritto al cibo, della sostenibilità dei modelli di sviluppo, delle pratiche che si possono concretamente consolidare a partire dai nostri territori e a partire dalle nostre esperienze. In quest'anno, che è passato, dopo i 6 mesi espositivi, io penso di poter dire che abbiamo iniziato un cammino fatto di obiettivi e di impegni che piano piano e con grande passione stiamo cercando di raggiungere. Vale questo per l'approvazione alla Camera della nostra legge contro lo spreco alimentare. Vale tutto questo per la discussione che stiamo facendo proprio in queste ore, sempre alla Camera, per la prima legge per la tutela del suolo agricolo in questo Paese. Vale questo sforzo che abbiamo profuso per la legge, per l'agricoltura sociale che abbiamo definitivamente approvato, nei mesi scorsi e vale anche per il lavoro che è stato fatto e che si deve chiudere, ad esempio, per la legge sul terzo settore oppure per il lavoro che stiamo impostando proprio per quell'area, attorno allo Human Technopole e dentro la sfida cruciale che l'Italia vuole cercare di vincere, attorno alle scienze per la vita, con tutto quello che abbiamo cercato di rappresentare in questi mesi attraverso i passaggi di preparazione del progetto Human Technopole. Io credo che ci siano tutte le condizioni perché Milano si confermi città capitale da questo punto di vista. Milano può guidare a tutti gli effetti una discussione di carattere europeo e internazionale attorno al grande tema del cibo giusto, dei modelli di sviluppo equilibrati, sostenibili. Può essere capofila insieme ad altre città del pianeta di una discussione che si fa poi pratica, si fa percorso di cittadinanza, si fa progetto educativo. E credo che lo sforzo che voi mettete in campo anche oggi, come avete dimostrato in questi anni straordinari di preparazione di Expo, di costruzione di Expo, è uno sforzo fondamentale. Milano vive del protagonismo, associativo di realtà come le vostre che talvolta segnano concretamente nuove strade, aprono piste di lavoro che poi anche le istituzioni pubbliche devono, riuscire ad assecondare e raggiungere. E quindi con questo animo, con questo auspicio, con questa passione vi porto di cuore il mio saluto.
nell'occasione ovviamente di rincontrarci, di incontrarci nuovamente a breve per continuare a lavorare insieme. In bocca al lupo e buon lavoro.